Salve a tutti youtubers, oggi vi parlerò di un nuovo pianeta scoperto chiamato Kepler-186f, chiamato un gemello della Terra fuori dal sistema solare. Andiamo ad analizzare meglio cos'è questo pianeta, cos'è questo nuovo corpo celeste che è stato appena scoperto. Si trova a circa 500 anni luce nella costellazione del Cigno. È il primo esopianeta ad essere nella zona abitabile di una stella, che significa non troppo lontano né troppo vicino alla superficie. C'è un pianeta come la Terra nello spazio, fuori dal sistema solare. Si chiama Kepler-186f, ha più o meno la stessa dimensione della Terra ed è a una distanza del suo Sole compatibile con lo sviluppo della vita. Scoperta annunciata dalla NASA e pubblicata sulla rivista Science. Kepler-186f non è l'unico pianeta simile alla Terra trovato nell'universo, ma è il primo ad essere nella zona abitabile di una stella, che significa non troppo lontano né troppo vicino alla superficie del suo Sole. Ma ovviamente il fatto che sia nella zona abitabile non lo rende in automatico abitabile, specificano gli scienziati. È però possibile che possa avere acqua sulla sua superficie. Kepler-186f fa parte di un sistema di 5 pianeti in orbita attorno alla stella Kepler-186. Più fredda e circa la metà per dimensioni e masse del nostro Sole. Il nuovo sistema si trova a circa 500 anni luce dalla Terra, nella costellazione del Cigno. Kepler-186f è il pianeta più esterno e l'unico ad orbitare nella cosiddetta zona abitabile, ossia ad una distanza dalla sua stella compatibile con la presenza di acqua liquida in superficie, una caratteristica che è un presupposto fondamentale per la vita. Quindi è stato scoperto questo nuovo esopianeta, questo nuovo pianeta orbitante intorno alla stella Kepler-186, un pianeta molto simile alla Terra, un pianeta che si può pensare ci sia l'acqua allo stato liquido, perché si trova a una distanza giusta, possiamo definirla così, che per far sì che l'acqua sia presente nello stato liquido. Quindi speriamo che con le ricerche, con altrettante osservazioni, si riesca a scoprire qualcosa in più su questo pianeta. Per questo video è tutto, spero di essere stato chiaro. Mettete un mi piace al video se volete. Ciao belli!